L'intera comunità, come secondo tradizione, sarà coinvolta nelle rappresentazioni legate al Venerdì Santo a Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento. Gaetano Ravanà. La passione di Cristo. Il mortorio, in programma il 24 e 31 marzo prossimi, a Joppolo Giancaxio, uno degli eventi più attesi dall'intera popolazione, perché partecipa in massa a questa rappresentazione sacra. Quest'anno il ruolo di Gesù è di Emanuele Abissi, Maria Parma Giglione, Pietro, Josafat Cacciatore, Giovanni Carol Argento, Simone Francesco Vetrano, Giuda Salvatore Argento, il Centurione Carmelo Portella, Labbra Anna Cacciatore, Nito Rellongino Salvatore Mangione, Caifa e Misandro Domenico Sacco, Erode e Nizek Carmelo Cacciatore, Pilato Giovanni Cuffaro, Veronica Letizia Sacco, Amor Divino Maria Portella, Angelo del Pentimento Veronica Magro, Angelo del Perdono Jessica Russo, Angelo della Fede Maria Luisa Cacciatore, Angelo della Speranza Gabriella Infantino, Angelo della Risurrezione Giuseppina Rexa, Giuseppe d'Arimatea sarà interpretato da Salvatore Messina, Maria Maddalena da Federica Arangio, Angela da Giorgia Cinquemani, Angela da Oara Galvano, Cireneo e Barabba da Salvatore Vella, poi tanti altri personaggi. In pratica, come dicevamo, l'intero paese partecipa al mortorio. L'evento è organizzato oltre al comune di Joppolo Giancaxio anche dalla locale Proloco, dal gruppo teatrale Tradizio Joppolese e la Chiesa Madre San Francesco di Paola. Per la Domenica delle Palme, sacra rappresentazione dell'ingresso di Cristo a Gerusalemme, con la processione, con successiva scorta dei soldati, l'incontro con la Madre e l'ingresso in chiesa. Il 29 marzo, Venerdì Santo, dalle 11.30, la sacra rappresentazione entra nel vivo. La flagellazione, la Via Crucis con Gesù caricato dalla croce, la prima caduta, l'incontro con la Madonna, la crocifissione, la dannazione, la scinnenza e la processione con Gesù morto fino alla deposizione nel sepolcro. Nel giorno di Pasqua, invece, domenica 31 marzo, alle 11.30, la sacra rappresentazione dell'incontro tra il risorto con sua madre. Subito dopo, a Joppolo Giancaxio, avranno inizio i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, Francesco di Paola.